Proprio nel giorno del 93esimo compleanno di Alfredo Martini è stata inaugurata nella sala Luca Giordano di Palazzo Medici Riccardi la mostra di pittura di Barbara Pratesi, L'azzurro di Alfredo Martini, dedicata all'ex commissario tecnico della Nazionale di ciclismo. Molte le personalità che hanno partecipato alla cerimonia martedì 18 febbraio 2014 per festeggiare un uomo e uno sportivo di grande statura morale e integrità. Figura simbolo del ciclismo toscano e nazionale, presidente onorario della Federazione Ciclistica, ambasciatore di un'idea di sport vero e pulito, quello fatto col cuore oltre che con i numeri. Nei suoi discorsi Alfredo Martini si rivolge sempre ai giovani, perché alle nuove generazioni vuole lasciare un lascito, vuole trasmettere i valori del sacrificio e della tenacia, senza i quali non si possono raggiungere traguardi, né nello sport né nella vita. Il suo compleanno è stato festeggiato all'insegna dell'arte, perché un po' artista è anche lui nei suoi 80 anni di pedalata in sella alla bici. 93 anni anche nell'arte, e in fondo, se posso dire, Alfredo è stato ed è un artista, soprattutto per il modo con cui ha concepito la sua esistenza e per come ha gestito le responsabilità importanti, senz'altro nel mondo dello sport, ma per la verità risalendo indietro negli anni non solo nel mondo dello sport, una forte sensibilità civica, se così possiamo dirla, di attaccamento al territorio, e dunque in 93 anni ha messo, diciamo, una forma d'arte che gli ha consentito oggi di essere davvero tanto apprezzato e ancora un punto di riferimento per tante persone. Dai dipinti di Barbara Pratesi emergono degli scheletri di bicicletta, proprio come se il telaio a due ruote fosse parte del quadro, quindi dell'anima dell'uomo che queste opere vogliono rappresentare. L'artista racconta con entusiasmo com'è nata l'idea della mostra L'azzurro di Alfredo Martini, l'azzurro dell'Italia, ma anche il colore più rappresentativo di una persona così solare. È nata quasi per gioco, perché Monica, la moglie di Paolo Bettini, davanti a un caffè voleva fare un regalo a Alfredo per il giorno del suo compleanno, e io ero appena tornata dalla Terra Santa perché ho lavorato per i francescani, perché faccio anche un po' d'arte sacra, quindi lei ha visto nelle mie opere, che già è tanto tempo che ci conosciamo, abbastanza spiritualità, e ha confrontato un po' me con Alfredo e dice: sarebbe bello poter fare una mostra proprio per lui, e una personale. Così è stata e così abbiamo fatto.